E sono sempre io, le 9:36. Adesso parleremo di un tema a me molto caro, il tema della tutela e della difesa degli animali. Per farlo ho scelto un ospite che dovrei avere già in collegamento, Walter Caporale, il presidente dell'Associazione Animalisti Italiani. Buongiorno, dottor Caporale. Sì, buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli Allora, ascoltatori, prima di spettatori. iniziare a parlare dell'Associazione Animalisti Italiani, guardiamo insieme questo spot. Vedete, un bacino solo. Allora, il comune di questa straordinaria città che abbiamo intorno, che è Roma, ci dice di non abbandonare gli animali, perché se abbandoni sei complice. Ed è vero, vedi questo ragazzo qua, che si chiamava Angelo, è stato maltrattato in una maniera allucinante, ma perché è stato trovato abbandonato. Quindi chi lo ha abbandonato è stato complice dei maltrattamenti che gli sono stati fatti. Quindi non lo fate, gli animali si può soltanto volere bene, accarezzarli, coccolarli, salvarli dai canini, portarseli a casa e dargli tutto l'affetto che meritano di avere, perché te ne danno altrettanto in ritorno. E viva il Comune di Roma e viva chi non abbandona i cani e chi aiuta a prendere questi cani e a dargli una vita nuova. Mi raccomando, la vengo a cercare per casa. Ecco, dottor Caporale, parliamo dell'Associazione Animalisti Italiani che ha scelto sin dall'inizio di unire la teoria alla pratica, alla difesa degli animali. Se possibile andare a casa di quelli che abbandonano gli animali, come dice lo spot, no? Come dice l'attore, il nostro amico, perché noi siamo nati 20, adesso festeggeremo 25 anni fa, proprio per cercare di diffondere la cultura del rispetto degli animali, gli animali che non sono oggetti, non sono esseri inferiori, ma sono esseri viventi, capaci come noi di soffrire, di amare, di comunicare, ma soprattutto siamo nati con un chiaro intento. Noi non vogliamo che le persone amino gli animali, no, noi chiediamo che gli animali vengano rispettati. Perché dal rispetto poi di conseguenza non ci saranno più i circhi con animali, non ci sarà più la vivisezione, non ci sarà più la caccia, non ci sarà più l'abbandono degli animali, non ci saranno più gli zoo. Questa è una battaglia molto complessa in Italia, molto complicata. Noi ora andremo a votare a settembre per nuove elezioni, è caduto questo governo e anche questa volta purtroppo non siamo riusciti a far approvare sia dalla Camera che dal Senato la nuova legge che prevede finalmente pene più severe per chi abbandona e maltratta gli animali. Una legge che è stata approvata dalla Camera dei Deputati, che si è fermata, doveva essere approvata soltanto dal Senato della Repubblica, e che non è stata approvata. Quindi ora di nuovo col nuovo Parlamento, il nuovo governo, dovremo ricominciare la battaglia per fare in modo che anche in Italia chi maltratta, uccide, sevizia, tortura animali finisca in galera. Ad esempio, abbiamo visto nello spot una statua, che è la statua di Angelo. Angelo è un po' il simbolo di tutti gli animali che vengono maltrattati, era un cagnolino randagio a cui volevano tutti bene in Calabria. A un certo punto, alcuni anni fa, è stato picchiato a sangue, mentre facevano un video, da quattro ragazzi in Calabria che, mentre facevano il video, lo picchiavano e lo hanno torturato e ucciso appeso a un albero. Ecco, noi abbiamo fatto condannare questi quattro ragazzi al massimo della pena, ossia 18 mesi con la condizionale e 6 mesi di servizio civile. Non hanno fatto un solo giorno di carcere. Questa è la cosa che ci rattrista in Italia, perché noi possiamo ottenere il massimo della pena. Ma il massimo della pena non prevede neanche un giorno, uno di carcere. Ecco, come invece avete accolto l'introduzione del benessere animale in Costituzione? Beh, questo è stato un passo avanti storico, una vittoria storica che dovrebbe permetterci nei prossimi mesi, nei prossimi anni di cambiare le leggi in Italia, perché se oggi i diritti degli animali sono nella Costituzione, questo vuol dire che potremmo cambiare le leggi, cioè fare in modo che ci siano, magari ci si renda conto che anche in Italia non possono più esistere i circhi con animali, ci si renda conto che gli zoo non hanno più ragione di esistere, ci si renda conto che abbandonare un animale è davvero un reato, una Ecco, sì, cosa a proposito gravissima. del circo, 2 settimane fa, proprio 2 settimane fa, il governo ha accolto un ordine del giorno con cui si prevede il superamento dell'uso degli animali nei circhi, anche negli spettacoli viaggianti, e questo sarà fatto entro i prossimi 2 anni. Esatto, sì, Un questa è un'altra grande vittoria passo storica. avanti. È un passo avanti, un passo storico. Dobbiamo soltanto augurarci che poi il nuovo governo non modifichi questa direttiva, questa decisione e non rinvii ancora di altri anni l'entrata in vigore di questa, diciamo, di questa vittoria etica, perché
l'Italia è rimasto uno dei pochi paesi in Europa, uno dei pochi paesi occidentali in cui ci si può ancora divertire, tra virgolette, sulla pelle e sulla sofferenza degli animali. Invece dobbiamo dire che i circhi senza animali, come ad esempio il Cirque du Soleil, il Circo del Sole, sono spettacoli stupendi, bellissimi, meravigliosi, che non usano animali. Ci sono giocolieri, artisti, clown, comici, ballerine, cantanti, ci sono musica, arte, spettacolo, danza, senza lo sfruttamento di esseri viventi. Perché provate a pensare a cosa significa a un elefante. Un elefante costretto a vivere, trascorrere tutta la vita legato ad una catena di 1 o 2 metri e poi a fare spettacoli per divertire, scusami il termine, me lo dovete scusare, degli imbecilli che si divertono ancora sulla sofferenza degli animali. Voglio anche ricordare una cosa a chi va al circo. Una volta al posto degli animali nell'Ottocento c'erano le persone, c'erano gli handicappati, i superdotati, c'erano le donne, gli uomini con alti, i nani. Una volta ci si andava a divertire al circo per vedere il diverso da noi, che era il disabile. Oggi al posto del disabile c'è l'animale. E che cosa cambia? Divertirsi sulla sofferenza degli altri è sempre una cosa molto triste, molto grave, no? Che noi facciamo per poterci sentire migliori, poterci sentire più forti. Assolutamente. Ah, io sono migliore. C'è un aspetto psicologico. Questi animali di cui poi il circo dovrà in un certo qual modo disfarsi, mi lasci passare il termine, dove finiranno? Chi se ne prenderà cura? Allora, questo è l'aspetto per cui abbiamo, il governo giustamente ha deciso di stabilire 2 anni di attesa. Di questi animali dovrà prendersi cura il governo. Ci sono dei centri di recupero in Italia dove si potranno portare questi animali, che dovranno essere tenuti in questi centri fino alla loro morte, e gli animali a cura, a spese del governo. Purtroppo non possono essere l'associazione animalista ad occuparsi delle centinaia di elefanti, di tigri, di giraffe, di leoni, di ippopotami che sono rinchiusi in gabbia. Però l'importante è che non si vedano più questi animali e che non vengano più sfruttati, perché io vi invito ad andare magari a un circo che arriva vicino a casa vostra, provate ad andare a vedere l'ippopotamo bloccato in una piscina grande magari soltanto il doppio della sua stazza, o l'elefante legato alla catena, oppure le giraffe, 2 o 3 giraffe costrette a vivere in 100 metri quadri. Cioè, si tratta di una sofferenza e di una vergogna veramente triste, perché è triste che nel terzo millennio dobbiamo ancora divertirci sulla sofferenza degli animali. Per quanto invece riguarda le adozioni degli animali, allora durante la pandemia un gran numero di famiglie hanno adottato tantissimi animali e adesso invece il numero praticamente ha subito una variazione, ovvero dall'adozione durante la pandemia all'abbandono. Come mai? Adesso non c'è più bisogno di compagnia? Non c'è più bisogno, non era compagnia, era l'egoismo, perché durante la pandemia non soltanto eravamo soli, quindi sì, serviva un po' di compagnia, però grazie all'animale noi potevamo uscire, quindi avevamo il pretesto per uscire quando era vietato. E adesso questi animali, per chi ha preso un cane o un gatto, per motivi egoistici, l'animale era un oggetto, no? Io prendo l'animale perché mi tiene compagnia, sto solo, perché non posso uscire, oppure perché mi permette di andare a spasso, uscire col cane la sera, e io lo facevo tutti i giorni e vedevo centinaia di persone con gli animali. Dicevo, mamma mia, che è successo? Tutta Roma che è riempita di persone che amano gli animali. Adesso il cane non serve più, il cane che era stato preso per un motivo utilitaristico non serve più, e quindi si può abbandonarne. Era buttare. Forse anche una scusa buona per poter uscire durante il coprifuoco, certo. Cosa ne pensa? Esatto, sì, e purtroppo è vero, l'ho visto io ero scioccato. Perché io vedevo centinaia di persone la sera nel mio quartiere, io abito sulla Tuscolana, all'altezza del Parco degli Acquedotti, che è un parco stupendo, e vedevo centinaia di persone col cane. Dicevo, ammazza, oh, ma questo non è amore per gli animali, questo amore per gli animali non può arrivare all'improvviso. Che poi soprattutto noi diciamo, io ho 3 animali, 3 cani salvati, tutti e 3 salvati dall'abbandono, non avrei mai comprato un animale, perché comprare un animale è un po' triste, no? È come se noi volessimo avere un figlio e potessimo andare in un negozio dove potessimo scegliere il bambino con gli occhi azzurri e il pedigree, eccetera. Ci sono centinaia di cani da salvare, migliaia di cani da salvare e di gatti, nei canili pubblici e privati. Scegliamone uno di loro, perché ci darà tantissimo affetto, amore, però dobbiamo ricordarci che un cane, un animale è per sempre, non è soltanto per un periodo. Ci darà amore, ma richiederà anche un po' di impegno, spese veterinarie, e cibo, il cane va portato a spasso,
dobbiamo portarlo con noi in vacanza oppure portarlo in una pensione. Oggi però non abbiamo più nessun alibi per quanto riguarda l'abbandono di animali, perché esistono centinaia di alberghi che accettano gli animali, così come esistono centinaia di pensioni dove possiamo portare il nostro animale se andiamo in vacanza e non lo vogliamo portare con noi, così come ormai credo che siano i due terzi dei ristoranti, se non la maggioranza comunque assoluta, sì, che accettano gli animali. Noi possiamo andare al ristorante quasi sempre ormai con il nostro amico a quattro zampe, certo rispettando le regole della convivenza, del rispetto reciproco e soprattutto dell'educazione, della civiltà e della pulizia. Che una grande colpa che hanno le persone che possiedono un cane è quella, soprattutto a Roma, che è sporchissima, di non pulire le deiezioni. Questa è una cosa molto grave, perché lasciare che le popò dei cani rimangano in strada significa creare un po' ancora più risentimento nei confronti degli animali. Quindi noi animalisti siamo i primi a dire dobbiamo sempre pulire le deiezioni, i bisogni dei nostri animali. Sempre, sempre. È un obbligo morale. L'Associazione Animalisti Italiani quali principi porta avanti? Beh, il principio più importante è questo, il principio del rispetto del diritto alla vita di tutti gli esseri viventi, contro ogni forma di discriminazione, di prevaricazione, di violenza. Siamo tutti uguali, quindi la violenza sul più debole è sempre la stessa, come ci insegna anche l'FBI, la CIA americana, il CNR in Italia. La violenza sul più debole è sempre la stessa, ossia quando una persona pratica violenza su un cane, quella persona poi la praticherà anche su una donna, su un bambino, su un anziano, perché che è sul più debole. Io mi rivalgo sempre sul più debole, quindi rispettare gli animali non significa soltanto io penso al cane e non e basta, no. Significa anche rendersi conto che uomini, donne, bambini, animali, anziani, disabili, siamo tutti uguali. Quindi bisogna combattere ogni forma di violenza sui più deboli. Tant'è vero che noi parliamo di lotta allo specismo quando parliamo di diritti animali, ossia di lotta alla discriminazione in base alla specie. La specie umana si considera superiore alla specie animale, per cui la specie umana può fare quello che vuole agli animali. Lo specismo è parente stretto del razzismo. La razza bianca si considera superiore sulla razza di colore, e lo specismo e il razzismo sono parenti stretti, ad esempio, del sessismo, per cui il sesso maschile si considera superiore al sesso femminile. Vediamo ogni giorno le violenze sulle donne, che sono legate, c'è la stessa logica. In genere chi ammazza, uccide animali oggi è la stessa persona pronta poi a uccidere, a violentare una donna, un bambino, un anziano, un vecchio. Ecco, in quali progetti siete coinvolti proprio ultimamente? Beh, intanto in tantissimi. Io ricordo che anche se è caduto il governo, noi continueremo la raccolta di firme per chiedere pene più severe per chi maltratta gli animali, per cui chi vuole può visitare il nostro sito www.animalisti.it e raccogliere e firmare, fare firmare questa petizione che non costa nulla. Dopodiché su Roma stiamo lavorando con la nuova amministrazione comunale per cercare di risolvere i tanti problemi che ci sono al Canile della Muratella, dove ci sono 700 cani. Proprio la settimana prossima avremo un incontro con l'assessore comunale ai diritti degli animali. Poi stiamo rilanciando la campagna contro l'abbandono in tutte le regioni italiane. Stiamo manifestando davanti ai circhi con animali in tutta Italia, perché non è possibile ancora oggi divertirsi sulla pelle degli animali. Ecco, lei ha parlato proprio di Roma, allora è doveroso portare alla luce un problema, ovvero quello dei cinghiali. Com'è la situazione? Certo. La situazione è questa, intanto all'improvviso esplode un problema in Italia, all'improvviso scopriamo che tutta Roma è invasa da questi animali enormi, cattivi, pericolosi, non è vero niente. È la favola di chi deve finanziare le associazioni dei cacciatori, deve dargli un po' di soldi per farli ammazzare i cinghiali. Allora, intanto c'è da dire, uno, i cinghiali vivono fuori Roma, alla periferia di Roma, fuori dall'insugherata, fuori dai parchi. Dopodiché si cominciano ad avvicinare quando? Quando noi cittadini romani sporchiamo, quando noi cittadini romani non siamo partecipi della pulizia, dell'ordine della nostra città. Per cui quando la nostra città diventa sempre più sporca, più incivile, più invivibile, i cinghiali cosa fanno? Non aggrediscono le persone, si avvicinano, vengono dai parchi, ma il parco non è recintato col cemento armato con una recinzione, passano la recinzione e arrivano nei bidoni di Roma per mangiare.
c'è stata una sola aggressione a Roma in tutti negli ultimi mesi, un'aggressione. Io non ho mai visto in città. Non si può vivere, chiaramente non si può condividere la città, diciamo, con i cinghiali, però il problema dovrebbe essere prima di tutto il problema va risolto all'origine, ossia Roma deve essere pulita. Roma è una città sporca, invivibile. Io sfido chiunque vive a Roma a dire il contrario. Roma è una città adesso sempre più sporca. La sporcizia fa avvicinare gli animali selvatici, ma è normale, è ovvio, il cinghiale si deve nutrire, se sente degli odori, dei cattivi odori, si avvicina per mangiare, mangia e poi se ne va. Ma il cinghiale non è che per sua natura aggredisce. Noi abbiamo salvato alcuni cinghiali, li teniamo ai castelli romani, sono 6 o 7, sono buonissimi, non è che ci aggrediscono perché sono cattivi per natura. È ovvio che il cinghiale non deve vivere con noi, il cinghiale è un animale selvatico. Eventualmente potreste pensare proprio come associazione a delle strutture dove portare questi cinghiali. Certo, basterebbe soltanto che il Comune di Roma non decidesse così, i cinghiali vanno ammazzati tutti. Siccome sono un problema, come risolviamo il problema? Nel modo più facile, mentre esistono dei prodotti sterilizzanti per i cinghiali, esistono dei metodi di cattura per cui noi possiamo catturare i cinghiali e portarli in parchi fuori Roma o in zone in Italia dove non esistono i cinghiali. Ma c'è il modo più diretto, più immediato, che non costa nulla, facciamo pure un regalo ai cacciatori così ci votano pure alle elezioni, quello di autorizzare ad ammazzare e a sparare i cinghiali, anche ai cucciolotti, che sono dei bambini, perché ci sono stati casi gli anni scorsi di cuccioli di cinghiale che venivano nutriti dai quartieri interi, vivevano in alcuni parchi di Roma, che sono stati ammazzati all'improvviso e non davano fastidio a nessuno, questo ve lo posso garantire. Ma torniamo a parlare invece di cagnolini, perché guardate questo servizio, questi due cani bagnini hanno salvato un uomo in mare, guardate. Un grazie speciale ai nostri colleghi Quattro Zampe, Vito e Dylan, che ci hanno validamente aiutato nel recupero di 5 persone a bordo di un pedalò affondato a 250 metri da qui. Quindi grazie a questi due bei cani e grazie anche a Sims. È davvero stupefacente il lavoro che svolgono anche i nostri amici. Bisognerebbe vedere queste immagini a chi odia i cani, perché ci sono molte persone, io lo vedo, avendone 3, parlo sempre tutti i giorni con persone schifate dai cani, che schifo i cani puzzano, i cani sono pericolosi, i cani aggrediscono, io li odio, li vorrei vedere ammazzati, non li voglio. Sarebbe bello che chi odia gli animali, chi li rispetta, soprattutto i cani, sapesse che ci sono centinaia di cani che salvano vite in acqua come in montagna. E allora che diciamo? Non dovremmo starci un po' zitti a metterli a sbagliare, perché i cani sono come noi, sono esseri viventi. Non devono essere amati, noi dobbiamo rispettarli. Rispettarli, non dobbiamo prenderceli se non li vogliamo, dobbiamo semplicemente rispettarli e non dargli amore. Per me i cani sono tutti. Io ho 3 cani, l'ultimo, l'8 agosto, compie 18 anni, è stato abbandonato a 12 anni, sta con me da 6 anni. Per me la mia vita è mio figlio, per me è tutto, perché per me non c'è differenza. Però a chi non ama gli animali, diciamo soltanto non rompeteci le scatole, rispettate gli animali così come io rispetto voi. Lei avrà sicuramente tantissime storie da raccontarci come presidente dell'associazione. Ha voglia di condividere con noi un ricordo particolare? Ecco, è caduto il collegamento, stavamo parlando appunto con Walter Caporale, il presidente dell'associazione. Siamo? Sì, le dicevo, sì. Ha voglia di condividere con noi un ricordo durante tutti questi anni del suo lavoro con i nostri telespettatori, proprio un ricordo che porta a cuore dei nostri amici a quattro zampe. Beh sì, diciamo che forse l'esperienza più bella è proprio questa di, anzi se adesso riesco a prendere Billy, l'ultimo cagnolino arrivato, che l'8 agosto compie 18 anni, questo cagnolino è stato abbandonato al canile di Rieti 6 anni fa, aveva 12 anni, si stava lasciando morire, dov'è Billino? Vediamo se riesco a prendere Billino, si stava lasciando morire, stava diventando un pochettino cieco e un pochettino sordo. E me l'hanno portato dicendo questo cagnolino è qua, eccolo qui, sì, lo prenda, eccolo. Eccolo. Oh. Eccolo qui. Stava lasciando come morire. Si chiama? Si chiama Billy. Billy si stava lasciando morire perché l'avevano abbandonato a 12 anni, quindi
dice, mi hanno detto, guarda, questo cagnolino qua prendilo, tanto tra 1 o 2 settimane muore, sta morendo, dagli qualche giorno di felicità. E beh, adesso è l'8 agosto, compie 18 anni, è da 6 anni che sta con me, è rinato, è la mia vita, è sempre sempre felice, sempre, vero Biglino? Saluta tutti, è sempre felice, è la cosa più bella del mondo, è sempre felice. Perché senta, invece sì, qua, sì. Opla, eccolo qua. Dimmi, dimmi. Mi piacerebbe anche affrontare con lei il tema delle strutture veterinarie, perché chiaramente sostenere a volte le spese dei nostri animali a quattro zampe certo. È complicato economicamente, ma si inizia a parlare anche di strutture pubbliche, che lei sappia? Sì, il Comune di Roma ha promesso che entro un anno realizzerà una struttura pubblica per tutti i romani. Quindi noi ci auguriamo che questo avvenga davvero, un ambulatorio veterinario disponibile per tutti i romani. Dobbiamo anche ricordare una cosa, non dimentichiamo, allora, i veterinari, la categoria veterinaria è come tutte le categorie, cioè persone brave e persone non brave. È vero che le cliniche veterinarie sono sempre più costose perché stanno cominciando un po' a sfruttare questo amore per gli animali, però c'è anche da dire un'altra cosa, esistono le strutture pubbliche, le ASL veterinarie, dove tutti possiamo andare. È vero che non funzionano tantissimo in Italia, però ci sono ambulatori veterinari in tutte le città italiane, sono obbligatori per legge, dove ci sono veterinari pubblici che dovrebbero visitare e curare gli animali più o meno gratuitamente per le persone, per i cittadini. Diciamo che le strutture pubbliche, le ASL veterinarie non funzionano tantissimo, però ci sono, anche a Roma possiamo andare al canile all'ambulatella per far curare il nostro animale. Adesso aspettiamo questo nuovo ambulatorio che nascerà a Roma, dovrebbe essere il primo, il più grande d'Italia, e speriamo che sia ad esempio veramente per tutte le città. Walter Caporale, grazie, presidente dell'Associazione Animalisti Italiani. Allora, ricordatevi comunque, sì. Una firma www.animalisti.it, firmate per chiedere pene più severe per chi maltratta gli animali. Grazie, grazie, buon lavoro a tutti. Ciao, grazie, ciao. Io vorrei riguardare insieme a voi questo spot contro l'abbandono degli animali. Mi date un bacino solo. Allora, il comune di questa straordinaria città che abbiamo intorno, che è Roma, ci dice di non abbandonare gli animali, perché se abbandoni sei complice, ed è vero, vedi questo ragazzo qua, che si chiamava Angelo, è stato maltrattato in una maniera allucinante, ma perché è stato trovato abbandonato, quindi chi lo ha abbandonato è stato complice dei maltrattamenti che gli sono stati fatti, quindi non lo fate, gli animali si può soltanto volere bene, accarezzarli, coccolarli, salvarli dai canini, portarseli a casa, dargli tutto l'affetto che meritano di avere, perché te ne danno altrettanto. Ritorno, e viva il Comune di Roma, e viva chi non abbandona i cani e chi aiuta a prendere questi cani e a dargli una vita nuova. Mi raccomando, venga a cercare per casa.